Allora, siamo alla vicenda degli arresti dei sette ex terroristi rossi in Francia. Oggi è prevista l'udienza, la prima udienza di convalida. Soddisfazione naturalmente dell'Italia nelle parole del Premier Mario Draghi, che ha detto la memoria di quelle barbarie è ancora viva nella coscienza degli italiani. Stamane ne parliamo con Benedetta Tobagi, che come sapete è per mano di terroristi di estrema sinistra nel 1980, era il maggio del 1980, perse suo padre Walter Tobagi. Buongiorno Benedetta, grazie Buongiorno. davvero per essere con noi questa mattina. La prima domanda che le faccio naturalmente riguarda la sua sensazione, il suo stato d'animo rispetto alla notizia e alla cattura dei sette ex terroristi in Francia. Si è compiuto un percorso di giustizia che era atteso veramente da moltissimi anni. Ricordiamoci che questa ferita è aperta dagli anni Ottanta e addirittura c'era stata una intesa tra Italia e Francia nel 2002 e si arriva oggi a questi arresti. E avete detto bene, è una cosa importante per tutti. E per me è stato molto importante che le istituzioni abbiano sottolineato come ovviamente è un momento molto significativo per le tante vittime delle persone che sono state arrestate. Ricordiamo, io penso al figlio del dirigente Renato Briano, al figlio di Lino Sabbadin, Adriano. Ieri hanno parlato i familiari dell'attentato Guerrieri, però è importante per tutti gli italiani perché dobbiamo ricordare che dietro questi mancati arresti, le mancate estradizioni, c'era un racconto delle vicende del terrorismo in Italia, diffuso in Francia, completamente falsato. E allora, compimento di un percorso di giustizia, poi adesso appunto si deciderà dal punto di vista materiale e io spero che lo Stato italiano mostrerà la sua forza nella capacità di essere misurato, di essere umano nel modo in cui si deciderà l'esecuzione della pena dopo tanti anni. Però la giustizia deve compiersi, la responsabilità deve essere riconosciuta dagli interessati e pubblicamente. Serve proprio questa parola, questo momento di verità come cambio di passo e speriamo che possa anche fugare tutte queste rappresentazioni distorte, fantasiose, molto diffuse oltralpe ancora. Allora, Benedetto Tobagi, adesso ascoltiamo insieme la testimonianza di Paolo Galvaligi, figlio di Enrico Galvaligi, generale dei Carabinieri, che fu ucciso nel dicembre del 1980 da alcuni dei brigatisti che sono stati appunto arrestati ieri in Francia. E l'intervista è della collega Maria D'Elia. Ho pensato, come ho sempre pensato in tutti questi anni, che il corso della giustizia, anche se alcune volte lento, ma alla fine la giustizia trionfa. E quindi è un giusto tributo di memoria alle persone che hanno sofferto, alle vittime di questi atroci delitti. È un segnale forte soprattutto che ci viene da un paese vicino e amico come la Francia, quindi una collaborazione internazionale tra le varie polizie, quindi veramente un grazie alla magistratura, un grazie grandissimo all'Arma dei Carabinieri che ci è sempre stata vicino, vicinissima, alla Polizia di Stato, a tutti gli investigatori che sono riusciti ad ottenere questo grosso risultato. Non c'è mai stato né da parte mia né da parte di mamma un sentimenti di odio, voglia di giustizia, sicuramente come è giusto e normale che sia. Benedetta Tobagi, Giampaolo Pansa, parlando di suo padre, di Walter Tobagi, grande giornalista del Corriere della Sera, diceva che Tobagi aveva capito che il terrorismo era il tarlo più pericoloso per il nostro paese e che poteva annientare la nostra democrazia. Era questa la sua consapevolezza, vero? Nel volantino di rivendicazione dell'omicidio i terroristi scrivono che l'hanno ucciso perché era il caposcuola di una tendenza intelligente. Dice
dicono che l'hanno ucciso perché era bravo, perché era capace di capire e di far capire quello che stava succedendo, il grado di lacerazione inferto alla società. Lui cercava di raccontare ed era lui stesso tormentato dal perché tanti giovani avessero scelto il vicolo cieco della violenza. Per questo io credo che questo momento di verità e di riconoscimento dei danni fatti alla società tutta, perché veramente il terrorismo di sinistra, oltre alle vittime materiali, gli assassinati e i feriti, ha prodotto un enorme danno con l'innalzamento del livello di violenza, con le lacerazioni che ha prodotto a tutta l'Italia, ha privato l'Italia di tante intelligenze che avrebbero potuto dare veramente tanto alla nostra vita. Io ogni tanto mi chiedo che Italia sarebbe quella in cui tutti quegli uomini e quelle donne uccise dai terrorismi fossero vivi. Però Certo. mi premerebbe sottolineare, perché penso veramente che sia importante, le parole che abbiamo sentito ora del figlio di Galvaligi. Io credo che siano la risposta più pulita a chi in queste ore sta avocando la parola vendetta. Fanno capire quanto sia mal riposta. Ci sono state enormi ferite, enormi danni al paese inferti dal terrorismo di sinistra, e questo è un momento in cui si vuole completare un percorso e riconoscere quello che è stato, ma non per volersi vendicare di qualcosa, ma semplicemente solo perché da questa piena consapevolezza, dalla comprensione, dalla verità, noi possiamo in qualche modo anche fare tesoro delle esperienze importanti e preziose, tra cui ci sono le vite delle vittime del terrorismo di quegli anni. Sicuramente non c'è dubbio. Tra l'altro, insomma, quest'oggi sono molte le interviste sui quotidiani, il ministro della Giustizia Cartabia, no? Cito quella del Corriere della Sera, una pagina da chiudere sicuramente, ma non è vendetta. Prima Tobagi diceva, Benedetta Tobagi diceva, un cambio di passo che certamente contraddistingue anche l'azione del governo francese. Non abbiamo citato la dottrina Mitterrand, che ha di fatto per 40 anni impedito che queste persone, che i rappresentanti della lotta fossero in qualche modo consegnati alla giustizia, questo in questo momento cambia. Che giudizio dà? Credo che sia veramente molto, mi ha colpito molto. Io mi sono subito domandata dal punto di vista politico come mai adesso, appunto, dicevo prima, è dal 2002 che c'era un'intesa, che si era aperto un percorso. Io credo che ci sia anche una situazione interna che richiedeva a Macron di mostrare un deciso cambio di passo rispetto alla sua opinione pubblica. Ricordiamoci quanto la Francia sia stata colpita dal terrorismo, per cui c'è un riconoscimento delle richieste italiane, ma c'è anche una situazione politica francese interna delicata che ha portato a questo. Sicuramente però è importante e interessante. Ci porta anche a riflettere su come questi enormi ritardi nel corso della giustizia, che poi sono stati una ferita per tutti, non solo per i familiari delle vittime, siano nati da delle considerazioni di ordine politico, per cui in qualche modo da degli accordi, per cui la dottrina Mitterrand comincia nell'85, nell'84, nell'85 c'era al governo socialista Craxi, non ci sono state pressioni per riavere tutte le persone indagate all'epoca che si erano rifugiate in Francia, perché comunque era un tema molto scottante, molto bruciante, per cui in qualche modo veramente si chiude un percorso e si superano anche le logiche che sono sempre un po' brutali della ragione politica, della ragione di Stato, che nascondono tante altre motivazioni. Vorrei concludere dicendo che tutti i quotidiani dicono che oltre alle tre persone ancora in fuga c'era tutta un'altra lista di nominativi che erano stati considerati. E allora, benissimo il cambio di passo, però che ci sia anche trasparenza. Questa è una storia che non è finita, in qualche modo si è aperta un'altra Certo, storia. Grazie bisogna concluderla. Grazie, grazie Benedetta davvero. Tobagi. Grazie a voi.